interesse è ampio e vario. In particolare io rappresento la cooperazione sociale, che è quella, diciamo, ente giuridico che si occupa di inclusione a qualche livello delle persone in stato di svantaggio. Quindi capire come si orienterà il futuro e quali saranno i settori che saranno in grado auspicabilmente ancora di dare una risposta ai problemi e alle emergenze sociali, sia sotto forma di servizi che sotto forma di possibilità di dare inserimento lavorativo, per noi è fondamentale. Questo nostro è un mondo che, essendo molto occupato nel presente, con grande difficoltà a rialzare lo sguardo e a vedere un po' cosa arriva anche dall'oltre il nostro confine, che spesso è davvero il confine dei nostri stabilimenti, per cui riuscire a intercettare anche a livello proprio di spunti e di idee quello che in particolare il mondo dell'artigianato e della green economy potrà dare al nostro settore, per noi è fondamentale. La conferenza di Bruce Sterling all'interno del Friuli Future Forum è essenziale perché porta degli argomenti che non sono così diffusi nella nostra regione al contatto diretto sia con la popolazione sia con gli imprenditori e con le aziende, che sono dei concetti essenziali sia per capire il presente sia per investire sul futuro. E questo rapporto appunto fra uomo e computer, lei come lo vede da sociologo? È sempre più complicato, per le ragioni che ci ha spiegato Sterling, perché le macchine stanno, tra virgolette, rubando il lavoro, quindi bisogna capire se dobbiamo inventarci nuovi lavori, se dobbiamo inventarci una società senza lavoro, non lo sappiamo ancora, per questo un punto di vista di uno scrittore di fantascienza può essere importante, perché riesce a giocare coi concetti in un modo molto più libero rispetto ai teorici.